tanto si sente lo stesso, quindi vai. Allora, buongiorno a tutti. Come diceva Paolo, se ieri abbiamo provato un po' a parlare di corresponsabilità, oggi abbiamo chiesto a Francesco di darci una mano ad approfondire ciò che vuol dire la parola responsabilità intesa per noi associati dell'Azione Cattolica, ok? Quindi ha un suo, siccome l'associazione dà il peso al linguaggio, dà un peso alle parole ben specifico, noi dobbiamo un po' capire che cosa vuol dire per noi, okay? Questa cosa della responsabilità. E abbiamo chiesto appunto a Francesco Avedara di essere qui con noi oggi. Lui è della diocesi di Belluno Veneto. Tu dimmi se io sbaglio, no, perché sto cercando di prepararmi, ma sicuramente qualcuno di voi lo conoscerà già, perché lui è stato anche incaricato a livello regionale di Triveneto, e quindi non è uno, come dire, uno che è già conosciuto, ok? E lui è papà di tre ragazzi, sposato con Chiara, che è lì in fondo, che l'ha accompagnata oggi. Ottima scelta del nome, e praticamente lui è un ingegnere e ha una storia, un cammino associativo in cui ha scoperto tanti ruoli e si è dato molto da fare. Mi confermi che i tuoi ragazzi si danno da fare come educatori ACR, come educatori in associazione, quindi, come dire, figli d'arte anche se vogliamo, e come poverini, vabbè. E quindi lui oggi, adesso in questi ultimi anni, se ho ben capito, si occupa della formazione degli educatori per gli adulti, per i gruppi adulti di Azione Cattolica, ok? Quindi abbiamo pensato a lui e gli abbiamo chiesto di parlarci un po' della responsabilità. Dopo, alla fine di questo momento con lui, poi verranno lanciate alcune iniziative e lui ci ha assicurato che proverà a fare una roba un pochino interattiva, perché noi non volevamo un altro incontro frontale come quelli di ieri, ma anche un po' per cambiare modalità e anche per formarci, perché quello che abbiamo fatto ieri, quello che facciamo oggi per noi è formazione, okay? Quindi si possono anche imparare e sperimentare cose nuove, anche modalità di incontro e modalità di fare chiesa insieme. Quindi io lascio la parola a lui e ti ringrazio per essere qui oggi innanzitutto. Grazie. Allora, io scusate, devo muovermi e cose del genere. Vedo che avete preso a mani basse dalla commissione formazione di maggiori, perché ieri ne avevate due. Uno è nuovo. Boh, allora non facciamo il nome, non ci vogliamo guardare. Le ho detto che l'avrei preso di mira, per cui oggi non scappa. Infatti mi sono messa davanti, visto? Allora, qui non riusciamo a far vedere tutto a questo colore di qua. Così vedo un po' più. Eccola. Molto bene, allora cominciamo a parlare di responsabilità. Un classico in Azione Cattolica, un po' di modè, e dopo faremo qualche altro accenno. Io cercherò di parlare un po', come si dice, un po' diffusamente, ma anche farvi qualche domandina. Vediamo con cosa comincia. Ecco, la prima domandina, vi faccio già una domanda, perché mi serve per dopo questa cosa qua. La domanda è: che cos'è la responsabilità? Allora, io adesso vi do delle istruzioni e tra poco vi spiego. Dovete prendere il vostro telefono. Dovete aprire il browser internet, che vuol dire Chrome, Edge, Safari o quel che è, e visitate quel sito lì. Siccome noi siamo geniali, è menti.com. Ok, va bene? Adesso, se si prende questo, a parte il qui, menti.com. Aspetta. Lo dovrebbe arrivare. Allora, io vorrei che ciascuno di noi, questo ci serve per dopo, ciascuno di noi aprisse quel sito lì. Ci siete il sito? Sì. Allora, lo faccio anch'io, perché mi sono autorizzato a farlo. Chiede il codice.
il codice è quello lì, è un po' piccolo, ma scuola 4866. 4866. Vedete, lo faccio anch'io, già che sia qua, perché anch'io voglio dire la mia. Allora, dicevamo 4866 1380. Io sono senza connessione a internet. Allora, se mi date un secondo, mi collega. Ecco, vedete che qualcuno ha cominciato a scrivere. Allora, vi prego di scrivere, se possibile, una parola sola, non sentirsi tutti uniti perché ci troviamo insieme come popolo di Dio, perché non funziona. Però potete rifarlo, potete scrivere un'altra. Nello spazio non scrive parola, parola non si muove, no? Quando sei nello spazio sei già arrivata. Ah, sì. Scrivi parole. Mi entro anch'io perché il mio telefono invece non prende. Arriva. Ecco che comincia. Prendiamoci 2 minuti, non c'è problema. Lo faccio anch'io, lo metto 4866. Potete mettere più di una, non c'è mica nulla. Potete rifare un po' di se vi se c'è ancora qualcuno che fa fatica a entrare, alzi la mano, devo entrare. Il codice devo vederlo qui perché da là non si vede. 4866. 4866. No, ma si vede anche là. 4866. 1380. Il codice è qui. Non fai bene tutto lo schermo qua, eh? Perché c'è, se vuoi sì. No, perché così ti vedono anche te. Non manda bene. Allora, che ce l'ha fatta? Avevamo usato anche noi. Non mi scrive più parole. Eh? Metto un altro anch'io. Ecco, siamo a 20 parole, eh? Possiamo fargli meglio. Luca Raga. E che dopo da Teta? E che più ne scrivi, più si ripiglia. Certo.
fai sciagurato. Faccio il trucco. È impegno. E impegno effettivamente è quella che ha ottenuto più, più successo di tutti. Seguono più o meno a occhio comunione. È interessante. Un po' strano, bisogna magari poi che chiediamo. Maturità. Maturità è interessante, eh? Io vi ricordo che da giovani si diventa vecchi, non maturi. Per diventare maturi ci vuole. Attenzione, molto bella questa parola che è uscita. Serietà. Serietà è buona, è un po' comica, serietà. Sembra una nazione cattolica un po' poco estroversa, mentre noi altri commissari qua stiamo buttando ci sono zia estroversa. Posso chiamarti commissaria? Commissaria, sì, va bene. Basta la ok, allora questo lo mettiamo via, poi lo faccio rivedere dopo. E poi Fardello fortunatamente è riuscito a fare le prime, però non ha avuto grande successo. Metterci la faccia, partecipazione, condivisione, e poi pian pianino, qui c'è il grattacapo, la responsabilità l'ho messa io. Carico. Ok. Allora, questa la mettiamo via, dopo devo ricordarmi di fare, dove sei qua? Qua. E andiamo avanti. Andiamo avanti con le definizioni. Perché quando si parla di responsabilità, dobbiamo dirci cos'è la responsabilità. Allora, andiamo a vedere. Allora, responsabile è uno che deve rendere ragioni delle azioni proprie o altrui. Altrui. Giusto altrui? Giusto o no? Sì, sì, per esempio, Chiara deve rendere conto della giovane. Come si chiama? Annalisa. Annalisa, una giovane. Per il momento l'ho fatto a più danni, però più avanti vedete che si dà da fare. Per cui anche degli altri. Non ti preoccupare. E anche dopo. Responsabile deriva da rispondere. Cioè, il responsabile è uno che in quanto me ne ha chiamato. E risponde, siamo responsoriale che suona tanto come risponde, è quello in cui si risponde, no? Poi cosa c'è ancora qua? È uno che si prende in carico una situazione e non si tira indietro. È fuori moda sta roba. Io adesso sono in modalità di presentazione storica, vediamo, esatto, non è molto di moda. Viviamo in una società in cui prendersi carico non va bene, ma devo sentirmi libero, ma ho la mia vita, ma poi come faccio? No? Non è di moda questa roba. Il responsabile invece è qualcuno che decide di fare un percorso di strada con qualcosa da portare. Allora, noi altri siamo montanari, o almeno la gente di qua pensa così, noi non ci pensiamo così, perché veniamo a 400 metri sul mare, no? 4.000, però voi lo stesso. Ma sappiamo bene che non arrivi in cima alla montagna senza rotaio. Senza rotaio ti fermi molto prima, perlomeno per la sete. Per cui non è di moda sta roba, ma la cosa mi fa un po' paura, onestamente. Nel senso che si vive in un continuo stato di complesso di Peter Pan. Di non voler crescere. Adesso, senza offesa se qualcuno lo fa, ce l'avete anche voi andare al bar in piazza dove trovate 40-50 anni pensando di essere trentenni, ce l'avete anche voi o c'è solo per l'uno? No, ok, io più di qualcuno a Cervignano c'è solo 5-6 più di qualcuno non più di qualcuno ma anche da noi siamo bravetti, noi dobbiamo fare un biglietto a casa, aspettate, no? Calda, fretta, lo secco. Non è di moda. Ma perché non è di moda? Vuol dire che non è importante. In Azione Cattolica, la responsabilità, si parla di responsabilità in Azione Cattolica o solo quando sono le assemblee? Allora, vediamo un po'. Nei cammini. Voi sapete le medie dei cammini formativi? Come no? Guarda, vediamo la CR cosa dice. Allora, parla di interiorità. Che studiato è stato per la CR? Non ci facciamo una testa tanta con questa cosa qua. Fraternità, eccola qui, responsabilità e inclusività. Ricordate?
Cioè, i ragazzi del CERN non raccontano questa roba qua. Noi vogliamo dei ragazzi protagonisti, dei ragazzi, è importante, loro, la situazione anche nostra. Insegniamo a essere responsabili. E ai giovani cosa insegniamo? Responsabilità e tesoro. Adesso quiz. Cosa insegniamo agli adulti? Stessa roba. Uguale. Cioè, la responsabilità è nelle mente di tutti i cammini formativi dell'Azione Cattolica. Perché l'Azione Cattolica chiede fortemente che la responsabilità sia un valore. Ma quello poi, ecco, spoileriamo alla fine. Cioè, la responsabilità è un valore, perché fa diventare grandi? Ma forse è per quello che non va tanto di moda. Non vogliamo diventare grandi? No, non va tanto di moda. E vogliamo essere Peter Pan, però dopo un po' si diventa anche un po' buffi, non so io i vostri fan come li vedete. Per cui la responsabilità compare come meta nei cammini, per cui nelle guide, nei testi e così via, è dentro. Cioè, tutti i cammini formativi, la formazione delle coscienze, così via, puntano ad avere dei soci che siano responsabili. Com'è il socio di AC? Allora sono andato in cerca, oh, piccolina, devo portare mia figlia, nel progetto, è uscito l'anno scorso più o meno, forse un anno fa ormai, il progetto formativo unitario. Il socio di AC è uno che coltiva la sete di Dio. E qui guardate i verbi, perché sono bellissimi. Questo è scritto testuale lì, eh. Continua a coltivare la sede di Dio. Non è che uno che ha detto ho coltivato, sono a posto, continua sempre, perché sa che non è arrivato. Per cui è in dimensione, si pone in dimensione di ricerca, di conversione, di missione permanente. Detto questo, metà della gente se ne va fuori. Assume decisioni con responsabilità. Non ha paura di dire io mi porto avanti. Alla fine farò un esempio inquietante, in cui penso che dopo mi picchierete, ma non posso. È animato dalla passione educativa, lui sa che deve trasmettere agli altri, che siano più piccoli, che siano altri, e qui entrano le formazioni dei maturi, degli adulti, no? La passione educativa, si lascia abitare dal Signore. Cioè, continua a essere aperto al Signore, voler dialogare con lui, essere dentro la Chiesa. La Chiesa Cattolica non è mai fuori, sempre dentro la Chiesa. L'ultima cosa, adesso devo stare attento, perché oggi è 11 settembre. Non dici quello, nel senso che tra 14 giorni. Vabbè, per cui, però sa di essere cittadino. E anche essere cittadino è una responsabilità. E, vabbè, meglio che stia zitto, perché sennò mi andate via. Siete, come siete qui su queste cose? A posto, vero? Benissimo. Io non siete arrivati? Ecco qua. No, non è. È un cammino sta roba qua, non è un santino. Cioè non è che la tessera arriva quando avete tutte quelle robe là. Per cui se qualcuno pensa di essere scarso su una di queste cose qua, sappia che è in ottima compagnia. Perché si lascia abitare io frente a questo. Importante che questa cosa sia continua, che abbiamo voglia di porci in dimensione, di assumere decisioni, sapendo che sbagliamo, sapendo che facciamo fatica, sapendo peraltro un'altra cosa che è molto importante e che è il bello dell'Azione Cattolica. Qual è la missione dell'Azione Cattolica? È vivere la missione della Chiesa insieme. Cioè io non sono un cristiano per conto mio, sono cristiani, insieme altri cristiani che fanno un cammino insieme a me e che mi danno una mano. E a me è una cosa tanto bella. Per cui ecco, se qualcuno di voi dice ma calmi, non sono capace, non si preoccupi, perché io sono uno di questi. Per cui la responsabilità è una caratteristica di tutti quanti i soci. Non è una caratteristica dei presidenti diocesani. Dov'è? Dei presidenti diocesani. Di tutti i soci. Quindi va coltivata, cioè non va coltivata perché mi servirà un giorno, va coltivata perché è un valore oggi
che sono un socio qualsiasi, che sono una persona, che sono un cittadino di questo Stato, che sono un cristiano. La responsabilità è, va bene, mi serve sempre. In Nazione Cattolica ci sono due grosse fonti. Una è i cammini informativi, il mio gruppo, se riesco a averlo, gli incontri diocesani, come questo, tutte le altre iniziative, ma poi anche il lavoro personale, che può essere iniziative che sono moltiplicano anche via web, che secondo me sono un po' il limite, letture e quant'altro per coltivarla. Ancora più adesso, quando sembra che altri vogliono decidere sempre di più al nostro posto. No, ma non è vero. Vedete che faccio vedere? Ho beccato un video che adesso cerco di proiettare. Vediamo se entra. E entra dopo. La responsabilità istituzionale della Nazione Cattolica cambia solo per i modi. Cioè, io sono responsabile in Nazione Cattolica perché mi hanno fatto consigliere, vicepresidente, perché. Ma dal punto di vista della natura non cambia nulla, cambia la mia azienda, sarà più fitta di appuntamenti, di impegni, di cose da fare, ma per il resto è uguale. Torniamo al video che ho trovato, e qui mi serve l'audio, anche se in inglese non importa. Questo video parla degli algoritmi e dice, adesso lo vedete tra un pochino, dice l'algoritmo cosa serve? Cioè, qual è lo scopo dell'algoritmo? Adesso vediamo, io dovrei aver messo anche le sottotitoli, se no lo fermiamo ogni tanto. Ecco che parte. Allora, questi vanno su internet, si immergono su internet. Ed ecco che lei arriva. As a mathematician and then as a quant in finance, I saw the worst of finance. Esatto. Data science, and I was struck. Perché non si sente neanche bene, vero? Dobbiamo mettere. Un autotranslate, l'avevo messo, ma lui è sciogurato, non ce lo ricorda. Allora dice, ho fatto queste cose di bum bam, no? Visto il pezzo della finanza, va bene. I was struck. È una tassa questa lie, namely that algorithms were presented and marketed as objective fact. Allora dice, gli algoritmi venivano presentati e commercializzati come un fatto oggettivo. Gli algoritmi più famosi sono quelli di Google, no? Google mi dice le cose che mi dà le risposte che mi servono. Voi, nessuna salute, sì, lui, tu sei salumiere, sì. Però pazienza, se andate alla salumiere e gli chiedete vorrei il metodo di prosciutto, lui quale vi dà? E comincia a dirgli, qual è uno, due, tre. No. Quello che gli porta il profitto, okay, sì. Quello che gli scade domani, o ieri, cioè quello che va meglio, dopo. Non nessuno di no. No. Lui è un dipendente, per cui lui chiede, lui è gentile. Esatto, lei è venuta, quindi sa com'è. Sì, ma hai fatto un trattamento di favore. Perché era lei. E invece, per esempio, noi raccontano che gli algoritmi sono fatti aggettivi. Google, quando gli chiede qualcosa, non mi dice quello che conviene a lui, dice quello che conviene a lui. Però fa degli esempi divertentissimi questa. A much more accurate description of an algorithm is that it's an opinion embedded in math. È un'opinione incorporata nella matematica. Cioè, io prendo le mie idee e le infilo nell'algoritmo, perché lo scrivo io. An algorithm is a very general concept. It's something that we do actually in our heads every day. To build an algorithm, we need only two things, essentially, a historical data set and a definition of. Ok, allora. Dice, per fare un algoritmo, per i non microfoni, io salvo il re, cosa dice? Per fare un algoritmo mi servono due robe, dei dati e definire il successo dell'algoritmo, cioè cosa voglio da lui, no? Bene. E qui fa un esempio divertentissimo. So I build an algorithm to cook dinner for my family.
The data that I use on a daily basis is the ingredients in my kitchen. Sometimes the time I have, the ambition I have for that dinner. And then, allora dice, no, faccio un esempio. Io devo cucinare la cena per la mia famiglia. Gli ingredienti, i dati sono quello che ho in casa e il tempo che ho a disposizione. L'obiettivo che ho io, dice, dirà da poco, è far mangiare verdure ai miei figli. Buonissimo, eh? Però non è l'obiettivo dei figli. Tutti quelli che sono genitori sanno che l'obiettivo non è far mangiare. Però lei dice, io vinco se faccio questo. And I assess the dinner after the fact. Was it a success? I define that because I'm the one who's building the meals. I'm in charge. Lei dice, è successo, definisco io. Perché sono io che scrivo l'algoritmo. Lo definisce Paolo con la fetta di salame che vi dà, lo definisce Google quando scrive gli algoritmi, no? I have the power, so there's always a power element here. So I get to decide a meal is successful if my kids ate vegetables. My kids, if they were in charge, would have defined it differently. E dice giustamente, se dovessero decidere l'algoritmo dei miei figli, se scrivessimo noi l'algoritmo di Google, ma non solo, perché è uno di mille, tutte le fake news funzionano così, non vi dico come funziona Twitter, sono uscito da Twitter, perché Twitter è una cosa terribile. Twitter, più secondo me di altri social, rafforza solamente le tue idee. Ci avete mai pensato? Funziona anche a livello fisico. Noi qua dentro stiamo rafforzando le nostre idee, perché abbiamo trovato un gruppo di gente che la pensa come noi. E infatti ci domandiamo perché sia gente che la pensa diversamente. Ok? Tenete presente questa cosa, nel senso, non credete in Nazione Cattolica e basta, ascoltate anche fuori. Che è un bene e non è un bene. E la cosa si esaspera nei social perché chiude tutte le altre porte, guardate le amicizie su Facebook, quelli che seguite su Twitter, su Instagram, no? Se sei un Novax, io spero che nessuno lo sia, se sei un Novax tu diventerai sempre più Novax, continuerai ad avere sempre più ragione per esserlo. E sarà sempre più difficile convincerti che magari ti stai sbagliando, vale anche per noi. Maniaci extra devoti della Chiesa Cattolica, mutati, smutanti, ma vale così. Allora lei va avanti. And it matters because as we optimize over time, we optimize to success. The succession of meals that I cook from month to month is a very different path of meals than if my son were in charge. So we do. Per cui dice, giustamente, no, man mano, se fossero loro, cucinerebbero solo patatine. Se sono io, invece di cucino, tanto bello vino. That every time we build algorithms, we curate our data, we define success, we embed our values into algorithms. Allora, una cosa interessante, infiliamo i nostri valori negli algoritmi. Se i miei valori non sono i tuoi valori, tu che usi l'algoritmo, per esempio i miei valori. Per quello dico, questo è un esempio quello degli algoritmi, adesso magari vediamo il resto un po' più velocemente, anche perché per quello serve la responsabilità. Quando vi dico non state chiusi in Nazione Cattolica, serve un'altra responsabilità. Adesso non vuol dire che dovete andare a tutti i pride che ci sono in giro, perché anche qua ovviamente o qualsiasi cosa, o a rompere i vetri delle vetrine della vostra città. Magari no, se potete, non violate la legge. Però, ecco, teniamo sempre gli occhi aperti. So when people tell you algorithms make things objective, you say no. Chiaro? Quando gli algoritmi ti dicono che rendono le cose oggettive, dici no. L'algoritmo di Paolo non mi fa avere il miglior prosciutto per me. Fa avere il miglior prosciutto, nel suo caso ovviamente no. Algorithms make things work for the builders of the algorithms. In general, we have a situation where algorithms are extremely powerful in our daily lives, but there's a barrier between us and the people building them. And those dice, sono molto utili, ma c'è una barriera fra noi e quelli che li costruiscono. People are typically coming from a kind of homogeneous group. E questa gente viene da un gruppo omogeneo che ha degli interessi specifici. Google è una società per profitto, ha un interesse di profitto.
If people have their particular incentives, if it's in a corporate setting, usually profit, and not usually a question of fairness for the people who are subject to their algorithms. So we always have to penetrate this fortress. We have to be able to question the algorithms themselves, especially when they're... Dice, superiamo il muro, dobbiamo sempre farci le domande su quello che gli algoritmi, in questo caso ad esempio, ci dicono di fare. Very important to us. We have to inject ethics into the process of building algorithms, and that starts with data scientists agreeing and signing to a Hippocratic oath of modeling. But we have to stop blindly trusting algorithms to be fair. They are not. Dobbiamo mettere dell'etica dentro negli algoritmi e dobbiamo smettere di credere che sono oggettivi perché non lo sono. Guardate che questa cosa è una questione di responsabilità. È questo che sto cercando di dirvi in due parole. Il problema è che è comodo l'algoritmo. E invece ragionare non è comodo. La responsabilità è quel ragionare che ci serve. That's inherently fair. And start looking into what they're actually doing. Ok. Adesso puoi togliere, che non c'è più, se riusciamo ad andare avanti. Allora, questo era solo un esempio. Vedo che stai litigando. Sì. C'è anche un'altra, c'è un detto divertentissimo che dice che se il prodotto è gratis, allora il prodotto sei tu, eh? Il prodotto di Facebook, chi è? Per noi, eh? E capiamo perché serve la responsabilità in questo mondo digitale che invece ci sta chiudendo. Le responsabilità, adesso io non voglio parlare di politica, ma nel XX secolo era l'idea che la democrazia portava al benessere. Nel XXI secolo è ancora detto. Le economie in crescita non sono mica democratiche. Ma la democrazia e la responsabilità non sono parenti? E responsabilità e libertà non sono parenti? Perché se io lascio che altri decidano al mio posto, si prendano la responsabilità di decidere al mio posto, a un certo punto io non sono più libero di decidere al mio posto. È chiaro perché è importante la responsabilità, ma prima di quella istituzionale, che come ho detto cambia solo per i modi in cui si esprime, ma non per la sostanza di cui è composta. E qui c'è un po' di giochino. Ci sono due tipi di responsabili in Azione Cattolica. I responsabili educativi. Chi è il responsabile educativo? Alzi la mano. Ricordi? Il responsabile educativo è gente a cui viene chiesto un intervento educativo all'interno della situazione. Gli educatori della CIE sono i responsabili educativi. Gli animatori, i membri delle commissioni, i membri degli uffici, dell'equipe, sono tutti responsabili educativi. In cui i responsabili, li vediamo adesso, associativi, vanno a chiedere di coprire un ruolo di responsabilità a livello appunto educativo. Per cui noi siamo i programmi educativi. Poi ci sono i responsabili associativi. Il responsabile associativo è colui che viene eletto democraticamente all'interno della Zona Cattolica. Chi è il responsabile associativo? Secondo me lo sai anche lui, perché sei dentro al consiglio. Sei consigliere? Sei sì, presidente, optato, quindi un po' meno democratico, diciamo. Siamo onesti. Non è eletto, ma per quello, è stato eletto spintaneamente. Che vita triste. Non può tornare prima. Ormai. Allora, i responsabili sono tutti i consiglieri parrocchiali, per esempio, consiglieri diocesani, consigliere nazionale, Angela che avete visto ieri, è un responsabile associativo perché è consigliere nazionale della Zona Cattolica, e Don Andrea è responsabile. Assistente unitario Vicenza. Non è neanche no. Socio. No. Ci siete cascati.
È vero, perché non è mai stato il Vaticano, no. Sapete? No? Sì. Sì? Sicuri? Sì. L'accettiamo? Sì. Oh. Ok. Spontaneamente si è associato questo? No, non può. Non può, essendo prete. Non ce lo vogliamo. È un'associazione di laici. Ma infatti secondo noi alcune volte si sviluppa un po' di maretta con qualche sacerdote, perché loro sono invidiosi che non possono fare la testa. È quello, sicuro. È quello. Quando si spretano. No, questo fa entrare sul tema degli assistenti, che è un tema divertentissimo e è molto bello, però non c'è nulla. Per cui abbiamo due tipi di responsabili. Quello che andiamo a dire vale soprattutto per i responsabili associativi, ma vale anche per quelli educativi. Allora, identico del responsabile. Anche questo andiamo in cerca nei sacri testi. E dice che il suo compito è curare che la missione dell'azione cattolica venga vissuta nella sua autenticità e possa essere composta dalle persone della comunità. Cioè, si cura il responsabile. Adesso facciamo l'esempio di Paolo, perché io immagino sia uno dei principali organizzatori di questo evento. Lui dice, io come faccio a fare in modo che la missione venga vissuta nella sua autenticità? E insieme alla Presidenza e al Consiglio hanno pensato una serie di temi, fra cui questo. Cioè, la Chiesa cattolica è autentica quando i miei soci capiscono e vivono la responsabilità. È una delle tre mete per cui mi pare che ci siamo, no? Ma questo vale sempre. Se io sono responsabile del gruppo giovani di parrocchia, mi preoccupo che questo gruppo giovani in parrocchia sia vissuto con un'autenticità nell'azione cattolica. Poi lui conosce e vive l'identità dell'azione cattolica e si impegna perché l'associazione ne rifletta l'ispirazione. Cioè viene chiesto al responsabile di impegnarsi a vivere il ruolo. Questa è una delle ragioni di accettare una polemica, ma voi avete pazienza. Una ragione per cui io ritengo che i responsabili educativi dell'azione cattolica devono essere dei soci. Ma non è sempre vero, eh? Sì. C'è ragione. Non c'è. Troppi soldi, perché ne metti euro? No, ma non hai soldi. Ma perché questa cosa? Cioè, voi sapete perché mai Buongiorno ai più vecchi vendeva? Scusate, no, che faceva me la pubblicità, era poverino. Ma perché ci credeva lui? E dopo gli veniva facilino, no? Portare questa cosa qua. Allora, perché dovremmo dire i valori della Chiesa cattolica a uno che non ci crede? Non ci crede abbastanza. Ma per prendersi una testa, non è che nella testa che c'è scritto adesso si è incatenato la vita, abbiamo potere su di te, siamo la spettra, eh? Io, almeno sulla mia no. Sulla mia c'è scritto Giuseppe non Stefano, Massimo Diana. E per quello non sono d'accordo con questa cosa qua, che gli educatori e gli educatori siano soci tesserati della zona cattolica. E tra l'altro quello del tesseramento è un altro punto. Il tema del tesseramento è sopravvalutato, perché viene dato un valore, almeno da fuori, troppo impegnativo. Non posso prendermi questa responsabilità. Va bene, è la prima parola che l'hai messa tu. Chi ha messo quel parola impegno? Io. Ecco. Ho sbagliato. Ho rovinato la mattinata. La sera. Ha detto scrivi, ho scritto. E per quello sono contento della cosa qua, perché si impegna, perché in tutta la situazione di rifletto l'ispirazione. Se io ho usato il gruppo ACR dei 6-8, e non ho mai avuto 6-8 perché sono stato da pace, ho sempre fatto 12-14, voglio che loro, a misura dei ragazzi, con la misura di che si usava anni fa, vivano il valore della Chiesa cattolica, che è vivere la Chiesa insieme.
Se qualcuno vi domanda perché siete in azione cattolica, cosa rispondete? C'è una sola risposta che vale con tutte le sue varianti, perché no, bene. No? Sì. Questa è la vera risposta. Mm-hmm. Poi, perché mi trovo bene, va bene anche un bambino di 6 anni, per quello lo dico così, ma poi ci sono tutte le varianti, no? Perché è un gruppo dove riesco a costruire la chiesa insieme, camminando, stessa roba, però se perché mi trovo bene, perché la sento come una famiglia, sempre lei. Cioè, e questo è il punto, no? Il responsabile deve cercare di fare in modo che l'azione cattolica del gruppo sia un posto dove si sta bene. Allora, qui presente strada e monti. Allora, qui facciamo una piccola deriva, una deriva commissariale, perché noi della Commissione Formazione stiamo facendo tutta questa iniziativa. Stiamo cercando di dire agli animatori dei gruppi adulti d'Italia: guardate che vogliamo un'azione cattolica dove ci stia un po' meglio, ci si diverta un po' di più, sia più estroversa, perché abbiamo un po' l'impressione, spero. Sei in diretta, quindi la Spectra ti vede. La polizia associativa. No, stiamo cercando di fare questo, di trovare modi in cui i gruppi adulti siano più estroversi. Io l'altro giorno facevo questo esempio a qualcuno, sì. Ma è uno degli esempi più divertenti, perché lo facciamo nel vostro gruppo adulti. Pensate al vostro gruppo adulti. Siete riuniti in qualche posto, in sacrestia, in sale parrocchiale, e piove. Ma piove. A un certo punto bussa uno e dice, senti, piove, mi fate entrare 5 minuti, perché io ho fuori, prendo l'acqua. Certo, vieni, caro, mettiti di mano. Smette di piovere. Se questo dice, quasi resta un altro po', allora sì. Se va via di corsa, pensateci, questa è l'ispirazione dell'azione cattolica, eh? È anche un gruppo dove sta bene. Oh mamma mia, quante cose! Infatti, abbiamo messo Superman. Tessere continui rapporti di comunione con tutti. Allora, questa è una cosa bella. Tanti responsabili dell'azione cattolica tendono a essere chiusi dentro la parrocchia, anzi, no, dentro l'associazione. Primo perché il parroco mi sta antipatico. E statisticamente almeno la metà dei parrochi sta antipatici e soci della zona cattolica. Per cui se pensate che siete fatto una compagnia, e dovete farlo lo stesso. Non siete autorizzati a non prendere rapporti con meno più parroci. Ma con le altre associazioni che sono in parrocchia, la comunità tutta, ma anche il quartiere, il paese, la città. Un'azione cattolica che non è aperta in questa maniera qui è un'azione cattolica monca, è un po' sterile a mio parere. Se guardate bene, questo è un tema che sta uscendo in maniera fortissima negli ultimi anni dell'azione cattolica. Gli ultimi anni di Truffelli come presidente, lui li ha spesi a dire queste cose qua. E li ha spesi anche a dire che forse il modo di fare l'azione cattolica, non di essere, può pian pianino cambiare dal gruppo e basta al gruppo che fa delle cose, o da gente che fa delle cose, o da associazione che fa delle cose, che vive un certo valore. Per cui, se nessuno sa che c'è il nostro gruppo in parrocchia, in quartiere, non va bene, perché vuol dire che siete stati nascosti, vedete che fa trasparire sul territorio il valore di un'esperienza. E cosa secondo me bellissima che si comincia anche a fare, infatti la mia diocesi ha avuto una bellissima idea, bellissima, l'hanno avuta anche tanti altri, non è che è più bravo di nessuno, è disponibile a collaborare. Una cosa che dico sempre, che se noi siamo un gruppo e una settimana che c'è il gruppo c'è una conferenza alla palestra comunale che ci interessa, ma non è che dobbiamo stare qua, andiamo a fare il gruppo lì, poi magari uscendo ci facciamo il bar, ci vediamo qualcosa, cioè, ok? Questa è una chiesa cattolica. E l'iniziativa della mia diocesi, se ci riesce, vuole fare un panel con i candidati alle elezioni politiche.
si è svegliato un po' tardino, però probabilmente ce la fa. Cioè si prende la responsabilità di parlare con tutti, senza pretendere di avere la risposta giusta per tutto, ma disposta a dire la sua. Non è che la Chiesa cattolica dice si parla con tutti, però siamo neutrali come di Maio. Scusate. Ma abbiamo una posizione nostra, che secondo me è giusta, ascolto la tua, magari ci hai fatto cose interessanti di me, la tua. E poi vedremo chi verrà, perché secondo me si è venuto un po' tardino e tipo è stato un mese dalle elezioni, chi fa campagna è un po' pieno, però vediamo se diventa tutta. Io spero di sì, vogliamo fare al 21. Il responsabile dell'azione cattolica è sempre un responsabile unitario. Io questa è la cosa che ho capito da responsabilità di tutti. Quando ero responsabile a vari livelli del CR, un po' meno, perché tu hai i tuoi ragazzi, tu sai che parli per i ragazzi e fai un po' più fatica a capire che è l'azione cattolica unitaria. Poi da adulto pian piano comincia a capire che, per esempio, tu da adulto hai una responsabilità sui ragazzi. L'azione cattolica dei ragazzi, l'esempio, la manifestazione dell'attenzione educativa degli adulti e dei giovani. Detto da sarebbe qua. E allora capisci sempre più. Allora, da responsabile è sempre unitario, per cui questo cuor solo, quest'anima sola, che è l'azione cattolica tutta, è curata da tutti i responsabili, dai figli del movimento studenti, come da quelli del movimento lavoratori o degli adulti. Non vuol dire che bisogna camminare con lo stesso passo, tutti insieme. Vuol dire che siamo una cosa unica. Non vuol dire che bisogna fare un incontro per forza tutti insieme, perché qualcuno si annoia e qualcuno diventa matto. Ancora, il responsabile è anche una persona concreta. Quello ho messo la macchina a cucire, cioè sa prendere in mano gli strumenti e farli funzionare per ottenere qualcosa. Perché non deve solo pensare il responsabile, deve purtroppo anche organizzare. Si fa aiutare, come vedete, la presidenza, in questo caso la presidenza da Paolo. Ma perché? Perché attraverso quello che facciamo si esprime anche l'identità, altrimenti l'azione cattolica diventa una roba come un'altra. E una delle cose peggiori che può succedere all'azione cattolica è che uno da fuori dice, vabbè, e non posso andare lì al gruppo di lettura della parola che si tiene il martedì. Qui entra un altro tema della responsabilità dell'azione cattolica, quello della scelta democratica. Voi sapete, tra le scelte dell'azione cattolica c'è quella democratica. No, l'azione cattolica non è un movimento dove c'è uno in cima che decide e sotto c'è della gente. L'azione cattolica è un'associazione che a intervalli regolari decide di, in maniera, in questo caso piramidale, di rinnovare le persone che si occuperanno di gestire l'associazione. Guarda che una fatica questa. Perché correre dietro a uno è comodo, eh? Ma se c'è uno solo che decide, mette negli algoritmi quello che vuole lui o lei. C'è un altro problema della scelta democratica, è che prende tempo. Sebbene vi ricordate gli anni assemblari, non se può, quando si va in anno assembleare è un incubo. Se poi sei coinvolto a più livelli, cioè se sei in parrocchia, quando è novembre è finita, no? Se sei diocesano, quanto cane finisci a febbraio. Se sei regionale, finisci a marzo. Se finisci in assemblea nazionale, è maggio, è un incubo. Cioè, ok? Però è necessario. È necessario perché non abbiamo responsabilità. Non a caso l'azione cattolica sceglie che dopo due trienni devi uscire da quel ruolo. Non ti vuole più.
gente che fa il terzo triennio a me non saranno simpatici, anche quelli bravi. Sapete che si può fare il terzo triennio? Però chiedendo una dispensa pontificia speciale corriamo questo rischio. Ma perché? Perché serve che ci siano nuove persone che hanno voglia di prendersi questo incarico qui e lo accettino con gioia e con entusiasmo anche l'impegno e la responsabilità. La scelta democratica ha anche un'altra bella cosa, che è una scuola per far crescere la democrazia nel paese. Perché come si fanno le cose in Nazione Cattolica, sarebbe bello successo nel paese. Sarebbe anche bello se ci fossero un po' più di candidati, ma quello è un altro discorso. Nel senso, se ci fossero più candidati che posti, sarebbe meglio, ma no? Con la fatica di chi viene magari escluso a un certo punto. Però la scelta democratica implica la responsabilità di tutta l'associazione di fermarsi, ragionare su cosa vuole fare, capire dove vuole andare e farlo. Questa è un'altra delle ragioni per cui è importante. Questo è perché la scelta democratica è importante. Devo rimettere lo stesso cartello. Non è un santino sta roba qua. C'è sempre le robe dove siete scarsi? Sì, io per primo, ma non deve preoccuparci. Cioè, questo era Papa Benedetto XVI, diceva così. Se la Chiesa è un luogo per i perfetti, non c'è spazio per me. La Chiesa è un luogo per i salvati. Gente che Gesù Cristo ha preso e per cui non è perfetta. Perché per me non dici tu a posto, non ce ne sarebbe. Per cui non siete qui? Pazienza, ci mettiamo in cammino, sicuro? Sicuro? Ah, sapete che nella vita non si può stare fermi, lo sperate? O si va avanti, o appena ci si ferma, automaticamente, in qualsiasi direzione di interessi, non sto solo parlando a livello di tesi, qualsiasi cosa uno fa nella vita, o spinge, o riesce. Tra l'altro c'è un'altra cosa interessante che vale sempre questa. Chi è la gente che stimiamo nella vita? Questo potete dirlo a chiunque, non basta nulla dire la previdenza cattolica. Se ci pensate bene, tranne pochi casi, perché c'è qualcuno che non si parla, parlano di persone che si sono impegnate tantissimo a fare la cosa, si sono prese delle responsabilità. Ah, grandi, sì, grandi, non è che la regina Elisabetta passa 70 anni. Valentino Rossi. Valentino Rossi adesso è in pensione, virgolette. Era una macchina. Allenamenti, fisico, dieta. Ok? Nel senso che il mito della vita è andare alle Bahamas, stare fermo al sole così col bicchiere di vino. No? La gente che poi è quella che lascia il segno a tutti, cioè se lo chiedete al motociclista che non verrà mai in chiesa, so, proprio un motociclista, al motociclista lui dirà qualcuno che per i suoi valori è importante, che però qualcuno che ce l'ha con la testa tanta. C'è anche delle cose che la responsabilità non è. Diciamo degli esempi. Non è una delega in bianco. Ah, Paolo, adesso tutti occhi della formazione, non farti vedere, arrangiati. Questo non è quello che è la Nazione Cattolica. Questa è la mancanza di responsabilità dell'associazione. Però è anche della comunità. Le nostre comunità parrocchiali hanno questo problema, no? Soprattutto se non è proprio un paese vicino, che gente fa delle cose, basta, arrangiati di farle. Cosa non è? Fare tutto da soli. Adesso, perché sono responsabile, faccio io. No?
sono responsabile, magari ho un'ultima decisione perché mi viene chiesto che sia così, perché sono presidente e ho anche delle responsabilità legali, per cui dirò la mia a un certo punto, però ascolto tutti, parlo con tutti, decidiamo insieme, una presidenza o un consiglio, non è fare tutto da sé. Non è essere indispensabile. Questa è un'altra bellissima cosa della Chiesa cattolica, che nessuno è indispensabile. A me è capitato qualche volta, poche, grazie a Dio, come, ma ci sono io qua. A me nel brivido non sono le cose buone. Da una volta ho detto, la CR sono io. Sì, ma perché non è... Mister CR. Eh? No, dico Mister CR. Ma perché? Perché tradisce i valori della Chiesa cattolica. In cui siamo corresponsabili, in cui non siamo indispensabili. Per cui, questa è anche una bella cosa. Perché nel momento in cui io sono responsabile, se so che non sono indispensabile, la prendo molto più serenamente. C'è un sacco di gente in giro che adora buttarsi la croce sulle spalle e poi dire agli altri che ce l'ha. E far vedere anche il sudore che cade, il sangue, tutto che cade lui, i veli delle Marie, no? Delle Veroniche. Non vogliamo essere così. Vogliamo essere responsabili e sorridono anche quando fa fatica. Attenzione, la responsabilità è faticosa, non dura. Non c'è scritto fatica prima, però, no? Dopo li guardiamo. È faticosa, però fortunatamente non siamo indispensabili. C'è ancora una cosa, se non sbaglio, sì. Non è imporre le proprie scelte. Allora, è ben chiaro che quando siamo nella commissione ormai celebre, Emanuele e io, che non siamo consiglieri nazionali, se i consiglieri nazionali dicono sì, allora si fa così, non è che diciamo no, voi avete una responsabilità apposta, noi la nostra l'abbiamo detta, magari non è quello che volete che si faccia, perché non è quel caso, però noi sappiamo il nostro posto e siamo felici così. Loro sanno loro e sanno che hanno la responsabilità di prendere la fine decisione, va benissimo, però neanche non impongono. Infatti, questo progetto ormai celebre di cui stiamo parlando, di cui siete tutti invitati con delle date che saprete, che non so neanche nulla, per me non ti ho detto. Questo qua delle manche, ma non vorrei. Quella delle manche. Sì. Vabbè, ci spostiamo. Questo è la quantità del Piemonte, ce n'è una. Ce ne fai due? No, una. Perché hanno distribuito, il membro della commissione, e li hanno, siccome sono incontri regionali, li hanno copiati in una regione. Però sul nostro invito non c'erano copiate le nostre regioni, bensì ad altre, perché se no cuciniamo sempre la stessa minestra. Esatto. Ma no, quello anche sì, infatti il poveretto mi vede ancora per due settimane. Però io onestamente speravo di andare più in Basilicata, in Campania. Cioè, per farvi, se vogliamo un'azione cattolica unitaria, dobbiamo anche un po' muoversi. Ci sono finiti in Piemonte, ci sono buoni vini. Non è ancora come scelte, però la cosa bella è che guardando il programma riflette molto bene quello che abbiamo detto noi tutti. Perché siamo anche contenti alla fine di questa cosa. Adesso facciamo un secondo quiz, un po' diverso dal precedente. Però con e dopo faremo una breve pausa, ok? Allora, funziona nella stessa identica maniera. Non bisogna rientrare, siamo già lì. Esatto, se non siete usciti, ok. Lì. Allora, prossima domanda. A cosa serve la responsabilità? Mi pare che qua ho chiesto già un solo voto. Due opzioni. Due opzioni, invece. Se ne andare sulla prossima domanda. Ah, grazie. Infatti, allora, www.medi.com. Il codicino è 48661380, aspetta che lo faccio pure io. Potete scegliere, ovviamente, una volta sola.
due scelte. Sì, ma cosa hai fatto per mettere due di questi qui? È chiaro che qui mi sono detto che sono un però per pazienza. Beh, potete darne una sola. Potete, no, potete darne due, ma anche una. Se non trovate una seconda. Ah, qui state già votando, vedo. E votate anche da casa. Stop al televoto. Ancora un attimo. Proviamo questo, dai. È bello quando questi cose qua ci sono anche non anonimi, che si vede chi ha risposto cosa, cambiano molto le risposte. Tu vedrai adesso le fette di salame che ti comprano al 24, le metto nella scheda. Magnatele pure questa. Metti, metti. E qualcuno una volta l'aveva messo nella scheda elettorale che era andato a votare. Sì, sì. Avete preso tutto, prendetevi anche questa. Allora, c'è ancora qualcuno? Lo dica se c'è ancora qualcuno. Non c'è nessuno, bene. Ah no, c'è ancora una persona. Forse si sta aggiornando. E abbiamo 26 voti fino adesso. Allora, no, ma il televoto. Vediamo qua se la facciamo. Questo. Allora, io adesso vi chiederò, è abbastanza presto, sì, una breve pausa, perché devo sostanzialmente prendere cose che avete detto la presentazione, che non c'è un caffè, però, no? No, oggi siamo in astinenza. E la famosa macchinetta. Non importa, va bene. Ci vediamo alle 10.40. Cioè sarà esattamente 10. Sincronizziamo gli orologi tra 8 minuti. Ah, pensavo. Beh, lui è ingegnere preciso. Infatti. Ingegnere funziona. Aspetta un attimo, conclude trasmissione? No, vuole mettere in pausa, c'è bisogno di mettere in pausa. Secondo me si conclude la trasmissione per mettere in pausa. Facciamo un altro. Thank you.